nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Amiche ed amici, ben ritrovati in Correre per Sport, un programma ideato dalla Lega Atletica Wisp Abruzzo e Molise. Buonasera a tutti, ben trovati. Finalmente andiamo a completare un mese importante, un mese di caldo, e che caldo, ma mancano ancora delle gare. Ieri sera c'è stata la notturna di Trasacco, campionato provinciale Wisp, grande successo, e poi tra pochissimo partiremo per la notturna, quinta edizione notturna lancianese, e poi sabato di nuovo con altre gare. Andiamo a presentare i nostri ospiti. Innanzitutto avete già visto dalle immagini che manca Alberico Di Cecco, assente giustificato, dalla settimana prossima torneremo sicuramente tutte e due insieme. Andiamo a presentare i nostri graditissimi ospiti. Linda Condi, buonasera, ben arrivata da Villa Santa Maria di Spoltore. Non confondiamoci, Villa Santa Maria di Spoltore. Si torna a gareggiare a Villa Santa Maria, che nel secolo scorso ci sono state diverse manifestazioni. Accanto Nando, buonasera, ben arrivato. Buonasera. Deusebio, sì. Responsabile Vini Fantini, responsabile tecnico della manifestazione. Bene, tutto che si svolgerà sabato pomeriggio. Sì. Mentre domenica mattina tutti quanti ad Alba Adriatica sono arrivati sia il presidente che il vicepresidente, il presidente Mignone. Buonasera, ben arrivato Emilio. Grazie. Buonasera a te. Accanto il più giovane vicepresidente, pertanto ha tempo ancora per diventare presidente, Luca Cavatrunci. Grazie. Buonasera. Tra l'altro tra un po' ci sarà il rinnovo delle cariche. Sono qui anche per... Sei stato già avvisato, presidente. Allora Luca... Prima che usciamo dalla trasmissione, probabilmente tutto può succedere. Il presidente è già riconfermato per il futuro. Alba Running, sì. Partirei proprio con voi, anche se dovremmo partire da sabato, ma partiremo con voi perché tutte e due, tra l'altro, seconda edizione, guarda caso, tutte e due le gare seconda edizione. La vostra è stata nella prima edizione una gara vera, tant'è. E complimenti per quello che avete fatto, ho visto che avete fatto un volantino per ricordare che cosa avete fatto nella prima edizione. Il racconto, bravi, è l'unica, è la prima volta. E ringraziamento aggiungerei per tutti quelli che comunque ci hanno dato una mano. Quindi... Beh, vedendo come è andata la prima, verrebbe da dire la solita battuta, buona la prima. Sì, anche oltre le aspettative, diciamo, la prima è stata un gran successo, quindi considerando che... siamo partiti da un'associazione che faceva camminate, quindi ludico motorie, quindi per... Dalle parti vostre si cammina. Si cammina tantissimo, si corre tantissimo. Anche, infatti il percorso nostro che piace tanto agli atleti è proprio pianeggiante, quindi per fare tempi è l'ideale. Poi la pista ciclabile, non sa. Pista ciclabile. Poi lì sul volantino riporta ancora la distanza di 12 km. In realtà abbiamo avuto un problema tecnico negli ultimi giorni, diciamo, e quindi il percorso è stato accorciato a 10 km. Beh, è una cosa importante che mi... Secondo me gli atleti saranno contenti, vero Linda? Appunto. Tu che sei anche atleta, giudice basterà, Wisp. Basteranno. Anche perché con questo caldo. Anche se ho visto il vostro percorso è molto pianeggiante e bello, il nostro invece è un po' più collinare, però 10 basta. Dipende dai gusti, poi c'è chi magari vuole la velocità, vuole il tempo e quindi... Quasi che dice il mio numero di telefono sulla locandina, già mi hanno chiamato in tanti.
contenti di fare 10 km. Ma se porti a 8 ancora più contento secondo me saranno. Più accorci. Capito Emilio? Se, poi, probabilmente se lo portate ad 8 saranno ancora... Giro unico? Sì, giro unico. Un'andata e un ritorno. Arriviamo a Tortoreto, che paese è limitrofe, e torniamo indietro. Quindi andate verso sud. I due comuni. Andate verso sud e tornate. Vabbè, ma sono attaccato uno con l'altro, quindi... Da Alba potevate anche andare a Martinsicuro, sì, Villa Rosa, c'è il bel ponticello in legno che tutti i podisti conoscono. Sì. Non è escluso che in un futuro si possa coinvolgere anche Martinsicuro. Ma io so che c'è un sogno nel cassetto di alcuni organizzatori storici che fanno parte anche del mondo WISP, che hanno in mente per l'immediato futuro una maratona sull'Adriatico, proprio. Beh, lì si può fare adesso qualcosa. Ormai ci siamo. Sì, sì. Si potrebbe fare qualcosa di ciclopedonale ormai che è aperta dappertutto. Si parte sin da Martinsicuro per arrivare fino, se non sbaglio, fino a Pineto, già è tutto. Sì, 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 sì. E ci uscirebbe veramente una... Bisognerebbe coinvolgere più associazioni, probabilmente. Mamma mia, quanti gruppi sono nati nelle vostre zone? Sì. Soprattutto ultimamente, più di uno ogni paese. Ah sì, ma Alba Adriatica. Ma tutti i gruppi importanti. Sì, ma Alba Adriatica, all'atletica, questa, fare il podismo, non lo faceva nessuno. Siamo stati noi che abbiamo preso iniziativa con le camminate turistiche nei vari comuni della Val Vibrata. Abbiamo fatto la prima di 36 chilometri. Quindi che abbracciava tutti i comuni di Colonnella, Corropoli, e poi Tortoreto Alto e poi ritornavamo lì ad Alba Adriatica. Quanti ne siete adesso nel gruppo? Nel gruppo siamo una decina, però piano piano cresce, quindi però abbiamo Angel che sta con noi. La perla. C'è Mincioni che va molto bene pure. C'è. E poi ci sono due ragazze, madre e figlie, che fanno anche la loro parte, quindi piano piano. Angel va veramente forte. Ma Angel è già emozionato, io ho visto ieri, già c'ha l'ansia, già lui... Ecco perché poi, ecco perché poi si dimentica... Ragazzo perché, squisito, sì, squisito. Tra l'altro lo salutiamo perché sicuramente lo salutiamo tanto perché è un ragazzo che lo fa con amore proprio. Mi è piaciuto che aveva lasciato la borsa in una gara, gliel'ho riportata io, ho detto ma c'avevi roba di valore? Mi ha detto sì, c'avevo 40 euro dentro, ha aperto il portafoglio e ce ne ha trovato 160 e ho detto hai visto? Sì, allora te ne racconto un'altra di Angel, tra l'altro, che un giorno doveva andare a fare una 10 km a San Benedetto e il compagno che doveva passarlo a prendere non andò per altri motivi. Lui da Alba Adriatica è andato a piedi di corsa a San Benedetto e poi ha fatto la gara, quindi alla fine da 10 km ha fatto una 21. Sì, è un ragazzo fantastico che conosco dall'inizio, da quando ha iniziato a gareggiare, che stava con l'Atletica San Benedetto, veramente un bravo. Ma lui è uscito spontaneamente, mi ha chiamato e mi disse mi voglio scrivere con Alba Adriatica. Fu lui spontaneo proprio a dirmelo. Territorio dove si allena un altro forte atleta, e non sappiamo se ci sta con voi domenica mattina. Adugna, dell'anno scorso. Ma fanno allenamento assieme, quindi... Adugna che sta andando molto più forte dell'anno scorso, anche perché ha mirato e ha capito come ci si deve comportare, vero Linda? E non... I percorsi suoi. I percorsi suoi, ma non fare due gare al giorno o gareggiare sempre e stare un po' più attento. Linda, dicevamo Villa Santa Maria l'anno scorso non è stata una gara, è stata una festa molto 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 apprezzata. Allora, è stata una festa di paese, per il paese, però siamo stati... Paese è una parola grande poi. Borghetto. Piccolo borgo, dai, una frazione di Spoltore. Però siamo stati più di 100, eravamo 130 se non sbaglio, con prodotti che avevamo lì, ciambelloni, torte fatte da persone. Un ristoro che non era un ristoro, sembrava quasi un pranzo di un matrimonio. Un pranzo, proprio un pranzo in famiglia messa in senso un po' più largo. E i premi sono stati dati da chi poteva darli, quindi abbiamo dato olio, vino, qualsiasi cosa. Quello che c'era, è stata una grande festa. Quest'anno invece l'abbiamo voluta rifare in una maniera un po' più
carina, anche perché oltre alla Fantini di cui faccio parte, io vengo a nome della ASD La Villa. Come avete fatto a fare un gruppo a Villa Santa Maria? Ne siamo anche tanti e siamo anche fieri, perché ci stanno dando una mano ovunque e dovunque, anche la nonnetta. Sta a casa adesso ammassando i dolci per voi. Che... per sabato. Sì, per sabato. Allora, questa è una manifestazione, sì, valevole per il circuito WISP, ma l'abbiamo... A proposito, ricordiamo, tutte e due le gare fanno parte del circuito, sì, WISP, che si assegnano tantissimi punti, 40 e 40. 50, veramente il massimo. Però noi l'abbiamo fatto anche vista sotto un altro punto di vista, visto che il nostro borgo è carino, e, ha delle colline, e si affaccia verso i monti, c'ha il collinare, c'ha un lago, e diciamo che è una piccola chicchetta messa lì tra spoltore e cappelle, abbiamo voluto dare un target anche di passeggiata. Allora, prima si farà la corsa dei bimbi, perché loro vengono i primi e se non ci sono i bimbi non c'è festa, certo, per me. Sicuramente. Poi c'è la competitiva e la non competitiva, ho chiamata anche passeggiata, partiranno tutti insieme dalla piazza dove tu sai, conosci perché abiti anche... Piazza principale. La piazza, l'unica piazza che abbiamo. Sto scherzando. Partiranno tutti lì insieme. I primi 3,5 chilometri li faranno tutti insieme, e li faranno sul lato opposto del paese, quindi andranno verso le campagne, ci sarà un percorso dolce ma collinare. Lungo il percorso avranno cose da poter vedere che scoprirete il giorno stesso. E poi si torna in piazza, la non competitiva muore lì. Invece per chi fa la gara muore lì, nel senso che arrivano, perché poi da lì inizia la festa. Da lì inizia la festa, loro si fermano, quindi avranno il ristoro, tutto quello che devono avere, e invece la gara vera e propria prosegue sul versante opposto del paese, che va verso il lago. E avranno un giro di boa dopo 2,5 chilometri, perché loro abbiamo studiato un percorso. Il percorso anche non dico impegnativo, ma molto divertente. Avete fatto di passo o di corsa quando avete scelto il percorso? Sinceramente in macchina. E allora le salite non ce n'erano, non me ne siete accorti? No. Non ce ne siamo accorti, però deve essere abbastanza, alcuni strappetti ci sono. Deborah, la tua figlia, che è stata con noi in trasmissione a parlare della, se non sbaglio, della gara di Villa, Villa Santa Maria. Villa Santa Maria, Deborah che farà? Sarà giudice, sì. Adesso che non ci siete, voi due non farete giudice? No, assolutamente. Assolutamente no. Anche purtroppo se abbiamo altri impegni durante la manifestazione. Anche se l'occhio ce l'avremmo anche, staremo lì. Però abbiamo molta fiducia dei giudici. Dicevamo, i primi 3 chilometri, come ha detto Linda, sono uguali per tutti, poi altri 5 circa diversi completamente, solamente per la competitiva. Solo per la competitiva, sì. E sarà un altro giro e poi si arriva. Non sì, 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 poi si arriva. Si torna sempre in piazza, sarà un'andata e un ritorno, dove ci saranno due giudici che controlleranno, proprio per evitare che purtroppo ci sarà sempre qualcuno che proverà ad accorciare. Conoscendo un po' la location, non credo che possano esserci tanti furbi, nel senso che secondo me chi va a tagliare probabilmente rimarrebbe anche buggerato. Ah, quello sì. Potrebbe trovare una sorpresa. E percorso sterrato o tutto? No, il percorso è tutto, diciamo, quasi completamente asfaltato, sì, quindi non è un trail. Ci sono alcuni due tratti un po' impegnativi, ma non sono lunghi, diciamo, scarso 300 metri. No, perché se qualora dovesse venire, io qui vediamo il regista che ci fa vedere la locandina, io sono sorpreso da vedere un pacco gara, gli avete messo anche il fiocco e c'è scritto sorpresa, ma rimarrà sorpresa fino al giorno della gara? O... rimarrà sorpresa fino al giorno che i podisti lo prenderanno. Perché c'è scritto, cosa c'è scritto, Linda? Corri, sudi e ti sporchi. Il nostro pacco gara ti sarà utile. Sì, penso proprio di sì. Solo per i primi 400? Solo per i primi 400, sì. Che numero siamo? Vabbè, siamo ancora molto presto. No, li abbiamo già i numeri. Addirittura? Sì. Devo dire,
Devo dire sì, io ho iscritti prima di entrare qui un'altra 30-40, ma la cosa bella che soprattutto che ho adesso in mano sono molti bambini. Molti bambini anche del posto, e mi farebbe piacere che vengano anche bambini. Beh, certo, la cosa importante per i bambini è coinvolgere le famiglie del posto, credo che sia la cosa più bella in assoluto. Certo che noi aspettiamo più gente possibile perché abbiamo le forze, abbiamo la capacità e siamo pronti. Tra l'altro siete pure abbastanza fortunati qualora ce ne fosse bisogno, perché quel giorno c'è solamente un'altra gara nella Marsica, ma proprio il punto più lontano a Villa Vallelonga, non ci sono altre gare in concomitanza. E poi ci sono dei giorni tipo il 10 di settembre, sabato non c'è una gara, ripeto, sabato non c'è una gara in Abruzzo, c'è a Grottammare vicino, ma poi domenica ci sono 6 gare in Abruzzo. Poveri organizzatori. Devo dire una cosa. Purtroppo i podisti ne sono pochi, quindi uno può scegliere una gara, non è che può scegliere. Devo dire una cosa, una chicca al volo, una persona del paese mi ha chiamato poco tempo fa e si è ingegnato per fare 4 docce, non di più, per dare la possibilità ai podisti di... Quindi questa è una piccola chicca che ma mi ha ma se piove non c'è bisogno. No, speriamo che non piove. Però abbiamo anche il locale al chiuso, quindi per qualsiasi cosa abbiamo... uno stabile, perché è stato fatto in collaborazione anche con il... Poi torneremo per parlare anche del dopogara, perché sì, Linda, certo. Dove sei tu se non c'è il dopogara, che gara è? Bravo. Esatto, non esiste manifestazione senza il dopogara. Emilio, ad Alba Adriatica verremo per abbronzarci soprattutto, per andare al mare poi, che fa uno viene sulla spiaggia d'Argento e viene solo per correre, assolutamente no. Si può rimanere tutta la giornata, se il tempo è bello, quindi potete, si fa la gara e più una tinterella. Ho sentito il presidente Carulli, ha detto che forse viene, come l'hai convinto a venire? Vuol dire che gli offrite una cena, un pranzo di pesce sicuramente, perché lui va solo dove ci sono i pranzi particolari, dove ha organizzatori che offrono dei pranzi a base di crudo, sempre nella costa teramana viene... Sì, però lì il crudo là un po' stanno i scogli, un po' verso San Benedetto lì... capito, già hai messo... Più... Però si può trovare... Luca, il presidente è molto... Molto preciso. Guarda, se non ci fosse lui, insomma, questa manifestazione non si potrebbe fare. Beh, difatti ad Alba Adriatica più volte sono nate manifestazioni importanti. Ma io ricordo Alba Adriatica, nel secolo scorso venne un atleta che è arrivato nei primi 3 alle Olimpiadi, più volte, tra l'altro, parliamo di... Nel 37? No, c'è stato uno in Francia, è stato il campione italiano di Alba Adriatica. No, Marconi. Un atleta. Abbiamo fatto la dedica l'anno scorso. L'anno scorso facciamo una targa. Una targa ricordo proprio, i familiari. Questo atleta ha la cittadinanza, un atleta keniano, ma con la cittadinanza americana, Sidney Marè, che è venuto ad Alba Adriatica. È stato veramente, era arrivato appena reduce dall'ultima sua Olimpiade, dove era arrivato quinto assoluto, e venne ad Alba Adriatica, fu una festa incredibile. Ma, scusami, delle volte Alba Adriatica si odia ma non si dimentica, sai perché? Il modo, perché c'è la pista ciclabile, c'è un lungomare bellissimo, le spiagge sono abbastanza grandi, quindi chi viene ad Alba ci ritorna. C'è una squadra di calcio che rompe le uova nel paniere alle squadre vicine per non fargli vincere il campionato. Noi parliamo solo di ipotismo. No, a me non mi interessa. Appunto, perciò, perché sennò se vi beccano quelli di Martinsicuro, se no, parliamo di calcio, no, vero non Luca? Parliamo di calcio. Ma tu gareggerai? No, purtroppo no, perché sarò impegnato tutta la mattinata con iscrizioni, pacco gara, quindi... Io ho visto dei numeri della passata edizione, veramente complimenti, 518 sì. Gli arrivati alla competitiva, 1200 le presenze, sì, in totale. Tra camminatore, famiglie e tutto quelli che sono il contorno. Beh, oltre, sì, per essere una prima edizione, sì. Da loro erano appena un centinaio, poco più, ma fu presa proprio, no, credo che non c'era neanche il volantino, Linda, se non mi sbaglio, era proprio una rimpatriata tra amici, forse meno ne venivano e meglio era. Ma posso dire una cosa? A me mi hanno telefonato da Lecce,
perché c'è il mio numero là, sulla locandina. Ma giù perché dal Salento, infatti... no? Eh no, dice veniamo, conosco, sì, è bello, la pista ciclabile. Mi ha telefonato delle persone da Genova che si sono trovate passaggio di qua, hanno visto su Facebook. Certamente ci sono ancora tanti turisti. Sono... Tu hai parlato di spiaggia, mare, pesce, insomma la data è studiata anche a ridosso, diciamo, di fine agosto, proprio per stuzzicare un po' il turista che magari vuole fare il weekend. Cioè. Quindi stiamo pensando anche, quest'anno non l'abbiamo fatto, ma per l'anno prossimo dei pacchetti, qualcosa con... Quindi vogliamo crescere, ma passo per passo. Intanto cominciamo a mettere le cose sostanziali. Come faceva un amico mio con l'Half Marathon Internazionale dell'Adriatico, sì, qualche anno fa, Gianni, che organizzava e faceva i pacchetti turistici, perché credo che sia importante... Un passo alla volta possiamo fare tante cose. Quest'anno abbiamo deciso di lasciare quasi tutto come lo scorso anno, e di migliorare quegli errori che avevamo commesso. Già io penso alla 21. Perché? Perché no? No, c'è quello stimolo, certo. Perché lì c'è, diciamo, noi logisticamente siamo messi bene, cioè abbiamo spazio enorme, Bambinopoli, la Rotonda Nilo, tutto. Poi anche come tutto per quanto riguarda il contorno, tutto, quindi stiamo... Nando, una battuta stupida, visto che l'hanno chiamato da Lecce, dal Salento, no? Perché la gara loro è tutta pianura, giù Salento, se ne vengono da voi che è tutta pianura. Li fate venire da noi che si sale. Che si sale. Ma facciamo il nostro meglio, noi cerchiamo di migliorarci sempre, andare avanti, sperando che i ragazzi si coinvolgono, questo è importante. Questa è la cosa importante. La cosa più bella è quella. Cioè, Nando, vogliamo ricordare gli orari della manifestazione di Villa Santa Maria di Spoltore e partiremo con i ragazzi? Con i ragazzi, allora, ritrova alle ore 16, che in modo uno si può anche vedere un po', diciamo, il borgo o fare l'ultima iscrizione per i ragazzi, che partiranno alle ore 17 e poi sarà la passeggiata e la competitiva che partirà alle 18. Premi ad estrazione? 30 premi ad estrazione, anche 30 per la competitiva e 20 per la non competitiva. Ma solo per i non premiati o per tutti? Solo per chi non rientra giustamente in premiazione. È giusto anche che sia così, perché io forse sono una quella che non viene mai premiata. Non lo dire, mai premiata, non lo dire, perché non è vero. Qualche volta. Però è giusto anche che ci sia la possibilità di essere anche di un simbolo. Linda, di salire. Tu non hai mai detto che è una frazione di campagna, possiamo dire? Sì. Ma la conclusione che ci sarà? Allora, nella conclusione ci sarà un complesso country. Ah, vedi? Country, che dove portiamo? In campagna. Sono, se non erro, 8 componenti vestiti e balleranno il country nella piazza. Poi ci sarà il bar che darà la possibilità a chi vuole di mangiare qualcosina, quindi diamo anche le possibilità di stare lì. Tutti da Luca. Si vede che abbia... E poi volevo dire una cosa che mi era sfuggita. Nell'allestire il paese mi è stata data anche una mano da una mia carissima amica, nonché la Proloco di Spoltore. Mi sembrava giusto dirlo. Sicuramente sì, ricordiamo anche che... Ricordate anche una persona del posto che non è più tra noi, Pantaleone Lucio, che lo ricordate con questa manifestazione. A proposito, abbiamo parlato di calcio prima, non possiamo non parlare di calcio con Villa Santa Maria, dove c'era una squadra nel secolo scorso importante e poi si ricordava proprio un personaggio del posto come Paris e Conti Nicola, nonché mio padre, perché è stato fatto il memorial un mese e mezzo fa in nome suo. Papà era un patito del calcio, ha tralasciato molte volte la famiglia e 4 figli, però il calcio era il calcio ed è stato per 15 anni un direttivo, nonché il presidente, delle squadre più importanti. Forse sei l'unica che riesce a far tornare in una gara podistica Nevio. Sì, torna. Visto? Penso proprio di sì. Mentre ieri stavamo tracciando il una donna percorso. è riuscita a non far correre più Nevio, e una donna probabilmente riuscirà a farlo tornare a distanza di un anno e mezzo, Di più. Ieri parlavamo mentre tracciavamo il percorso, lui è stato lì con noi e gli ho strappato un sì, penso di sì, che sarà insieme a noi. Bene. Sabato pomeriggio dalle 4 in poi, la partenza alle ore 18, sì. E poi
faremo notte. Vi aspettiamo. Poi ci sarai ad Albertino. Ma certo, mattina. Perché ho fatto una promessa a Angel. Angel, sì. me l'ha detto. Deve essere una promessa reciproca, però, che Angel... Sì. Sperando ci hanno già dato l'ordine di iscrizione, quindi andranno. Noi saremo presenti, perché visto che facendo anche giudici corriamo abbastanza poco, diciamo adesso, quindi visto che prima sembrava... A proposito di giudici, voi la sera state lì, ma la mattina Alba di Ieri, chi ci va? Che è una gara WISP, ma sono sempre stati, sono nati sotto... Non occorre il giudice WISP a quella gara, non c'è bisogno di giudice, quindi possiamo andare a correre liberamente, almeno ogni tanto riusciamo a correre. Che fortuna che hai, Nando! Se io inizio la corsa e mi fermo, mi è stato concesso, visto che dalla sera prima farò tardi. Okay. Ci sono... Presidente Emilio, dove è il ritrovo? E come... Il ritrovo è lì alla Rotonda Nilo. Dove c'è la fontana, lì c'è un cerchio, una piazza. Conviene uscire a Giulianova o San Benedetto? No. Chiedo scusa, in Val Vibrata. Val Vibrata. Per tutti quanti, sia chi viene da nord, che viene da sud, Val Vibrata e poi ci si trova proprio. Partenza alle 9:30. Lungomare nord di Alba Adriatica, a Bambinopoli, quindi Rotonda Nilo. Ci troveremo lì intorno alle 8:30 per iniziare il ritiro pettorali. Anche lì si inizia con le gare del settore giovanile? No, quest'anno non la fate. Non è stata fatta, però la riprendiamo l'anno prossimo, vorremmo inserirci nelle scuole proprio. E allora dovete spostare anche la data, probabilmente. Vediamo. Anche perché se volete fare la mezza con questo caldo, conviene sempre andare un po' più verso l'autunno. Il fatto che i calendari sono talmente intasati che... Ah, boh, ve la vendete la data? A qualcun altro che... poi... Più ne siamo, meglio stiamo. Non ci dobbiamo. Non so se la pensano alla stessa maniera gli atleti. Non ci dobbiamo preoccupare. Cavatassi pure ha spostato la gara al giorno 22 senza nessuna, come dire. Se uno è certo di sé, anche per voi domenica ci sono altre concomitanze. Comunque si gira, comunque si mette le concomitanze, ci saranno sempre. L'importante è che quando si faccia nel miglior dei modi per non avere... Poi lì ci sono anche i bagni pubblici, c'è tutto, ci sia la Croce Rossa vicino, c'è tutto, quindi docce non manca pure. Niente. Bene, poi come dico sempre, la concorrenza deve essere sempre accettata, più ce n'è meglio è, con l'accetta però. Purché sia leale. Accettata con l'accetta. Nando, le iscrizioni si possono ricevere anche... Anche il giorno stesso. Anche se ieri sera proprio a Trasacco. 181 gli arrivati, 160-70 si sono iscritti ieri sera, non è il massimo. Sì, però un po' di rispetto dico sempre per chi organizza, per chi ha detto le iscrizioni. Poi dopo si possono lamentare del ritardo della partenza, però certo. Purtroppo i podisti che ci stanno gare tutti i giorni stanno all'ultimo momento se si sentono fisicamente bene per andare a fare la gara o meno, quindi bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Aspettiamo il ritorno di Alberico di Cecco la settimana prossima. Domenica andrà la maratona delle Fiabe a Raponi in provincia di Potenza, lo troveremo qui fresco sicuramente al suo ritorno. Grazie Linda, grazie Nando, grazie Presidente Emilio e grazie Luca. Sabato pomeriggio a Villa Santa Maria di Spoltore, come dice un amico mio, Spoltore se no, Spoltore, Villa Santa Maria, tra Spoltore e Cappelle, poi domenica mattina tutti quanti ad Alba Adriatica. Ringrazio gli amici alla regia, grazie come sempre alla WISP che ci dà questa opportunità di parlare di questa splendida realtà che non costa più di tanto, vero Presidente? Bene, grazie, buona serata a tutti. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà.
was your best song ever. It was your best song.